Allora, le candidature sono state definite. Vandaferro è soddisfatta? Soddisfatta rispetto ovviamente a un centrodestra unito, un centrodestra compatto, un centrodestra dove tutti i partiti hanno messo le migliori, insomma, risorse in campo per quanto mi riguarda e quindi sul piano personale sì, andrò a confrontarmi in un collegio in qualche modo che in parte comprende anche la provincia di Catanzaro, ma è di una provincia che conosco bene come Vibo Valentia e poi farò primo posto al proporzionale per il centro-sud, quindi Catanzaro, Vibo, Regione 1 e Regione 2. Una competizione importante affinché si possa rappresentare non soltanto in termini di quota femminile, ma di donne da sempre impegnate in politica, una quota, devo dire, di genere in Parlamento. Ecco, esclusioni eccellenti, quella per esempio di Alessandro Nicolò, di Gianni Bilardi, possono comunque danneggiare, tra virgolette, Forza Italia. Beh, ritengo per quanto riguarda il consigliere Nicolò che sicuramente, insomma, da uomo di partito, ovviamente non remerà mai contro lo schieramento, ma sono convinta che la mancata candidatura di Alessandro Nicolò, personalmente mi esprimo solo su di lui, sugli altri no, è certamente una grave perdita che credo il territorio in qualche modo stia constatando, stia sollecitando. E quindi insomma darà il suo contributo ancora una volta all'interno qua di Palazzo Campanella, ma certamente ritengo che Alessandro Nicolò rappresenti Forza Italia non soltanto come uomo della prima ora, ma nell'aver incarnato sempre lo stare sui territori, le esigenze della gente, gli ideali di un grande partito come Forza Italia e quindi sicuramente non condivido, pur non essendo più dirigente di quel partito. E ripeto, insomma, avremo modo di ritrovarci con Alessandro Nicolò sicuramente per nuove sfide, perché alla fine ha dimostrato nel corso della sua vita di non essere uno che passa da una parte all'altra con grande disinvoltura. Ecco, 30 giorni importantissimi, Brunetta parlava di cappotto del centrodestra, però adesso sembra che le cose siano cambiate. Poi in corso d'opera ci sono 30 giorni buoni per recuperare attraverso i sondaggi, prima palesi e poi magari segreti. Insomma, Vandaferro in questo senso come la vede? Io Può la essere vedo, cappotto dei 5 Stelle o cappotto del a me centrodestra? interessa che il centrodestra vinca, io non sono mai per lo stravincere perché credo che una vittoria voluta dal popolo sovrano sia sancita da un fallimento di due governi nazionali non eletti dal popolo, prima il governo Renzi, poi il governo Gentiloni e da una classe parlamentare che non credo in Calabria abbia portato dei risultati per questa terra e da una regione Calabria che sotto gli occhi di tutti ferma un palo, a distanza di 3 anni non abbiamo visto nessun cambiamento, nessuna svolta, nessuna possibilità di lavoro, di sviluppo né nel turismo né nella sanità. Qualunque argomento credo che sia veramente chiaro che la gente sicuramente darà fiducia al centrodestra. Il 5 di marzo il centrodestra avrà il 38,5%, governerà? Io credo che governerà per ovviamente quello che dovrà essere non un governo di larghe intese, con inciuci o in qualche modo trasversalismi che non ci appartengono, ma con la responsabilità di una nazione che ha bisogno di una guida, alla quale ovviamente lo stesso Mattarella più volte ha richiamato tutti i leader politici ad una responsabilità di una nazione che va sorretta in un momento non semplicissimo e soprattutto con un'eredità, devo dire, abbastanza pesante. Quanto vale la Calabria in Parlamento, ma soprattutto per l'Italia, sinceramente? Ad oggi credo che non abbia avuto nessun valore, nessun peso, ma credo che insomma questo sia incontestabile. Auspichiamo invece di far sentire la voce dei calabresi, soprattutto di quei calabresi che sono stanchi di subire perché non siamo la colonia di nessuno, non siamo una terra di confine e soprattutto è quella Calabria che può diventare ciò che è. E ritorno allo slogan delle regionali. Grazie. Grazie a lei.